Buongiorno Gotti. Bravo. Grazie. Ciao. È un privilegio. Grazie a te. Privilegio. Me l'avessero detto non ci avrei mai creduto. Ma figuriamoci. 60 anni di carriera vissuti pericolosamente da teatro, cabaret, cinema, televisione, ma nonno Arturo ha dato il via a tutto. Mio nonno, sì, che era cantante lirico. Tra altre cose, lui mi raccontava che ha cantato Va pensiero ai funerali di Verdi, ti immagini un po'? Ho una certa età, insomma, questo per definire. Sì. Comunque, mio nonno, diciamo, aveva tra i suoi amici un signore piccolino, un nano, che aveva partecipato al film Miracolo a Milano, che io... una domenica, quando ancora in Piazza del Duomo giravano il tram, no? Sono riuscito a vedere un ciak di questo film. Miracolo a Milano. Miracolo a Milano, sì, De Sica e Zavattini, insomma, l'hanno fatto. E quindi ho avuto la fortuna, e mi ricordo ancora precisamente la scena di questo tram che arriva e i barboni che scendono e poi si incamminano chissà per dove. E poi il barbone invece era un aristocratico, da quello che mi dicono. Sì, e questo signor Monguzzi si chiamava, era un anetto, però ricchissimo, di famiglia molto ricca. Mio nonno mi diceva che aveva addirittura una ferma cravatta, una spilla con un brillante grosso così. Beh. Insomma, questo, diciamo, uno dei primi impatti che ho avuto col cinema. Ha acceso, diciamo che è stata la tua epifania. Allora, all'anagrafe fai Aurelio. Aurelio, un nome romano. Noi ti abbiamo conosciuto però come Cochi, di Cochi e Renato. Cochi è un nomignolo che mi ha messo mia madre quando sono nato. Non è un nome d'arte come si può pensare. Perché mia madre leggeva il Corriere dei Piccoli e c'era questo fantolino, questo neonato che lei sosteneva che mi assomigliasse. Quindi allora ha cominciato a chiamarmi, si chiamava Cochi nel giornaletto, no? Quindi ha cominciato a chiamarmi così e così questo nome mi è rimasto. Un fumetto. E ancora oggi, alla mia tenera età, io non ho fatto niente per cambiarlo. Bene così. Sono sempre Cocchi. Grazie a quel sant'uomo di Enrico Vaime, mai a sufficienza celebrato, arrivi assieme a Renato in televisione. 1968 non è stato proprio il primo esordio, quelli della domenica, in un classico della comicità. Infatti. La gallina. E Renato! La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce da come guarda la gente. Che poi mi sa che i dirigenti all'epoca non apprezzassero questo tipico esempio di comicità surreale milanese. Ma come è venuto in mente il passo della gamba? Sinceramente era stato ispirato da uno spettacolo di Dario Fo, nel quale, durante una canzone che lui cantava insieme a un gruppo di attori, facevano un balletto strano. E a noi divertiva moltissimo questo modo così anche assurdo di fare un movimento di gamba che non c'entrava niente con tutto quello che stavano raccontando. Raccontarlo oggi, dice, ma che cos'è? All'epoca voi non avete idea, c'erano le maestre a scuola che si indispettivano se tu facevi una cosa del genere. Ricordo. Cioè, quindi... Sì, abbiamo contaminato un pochino quelli della nostra generazione e anche i più giovani, perché facevamo delle cose che sono rimaste impresse, perché erano... Bravo 7 più. Anche quello, il maestro povero che cercava di beccare dall'alunno ricco un po' di vantaggi, insomma. Cochi, quando è che ti sei incontrato con Renato per la prima volta? Con Renato mi sono incontrato in fasce praticamente, perché i nostri genitori già si conoscevano, erano amici, e inevitabilmente quando siamo nati noi due... ci siamo detti piacere, già da bambini eravamo
diciamo, e non vi siete mai sui due lasciati. Anni più o meno. Un duo comico quando è che però viene registrato all'anagrafe dello spettacolo? Beh, all'anagrafe veramente quando abbiamo fatto insieme con dei nostri amici e colleghi, con Tinine Veglia Mantegazza, Bruno Lauzi, Lino Toffolo e Felice Andreasi, una cooperativa nel 64, il primo cabaret. Che poi nel 65 diventò il gruppo motore di Iannacci. E nel 65 ci siamo trasferiti al derby con Iannacci. Bon Giovanni. Ma sì. A casa che si diceva? A casa? Ma mia madre diciamo che era rassegnata, ecco, perché io fin da piccolo scalpitavo sui palcoscenici delle parrocchie già la domenica pomeriggio. E papà invece cosa diceva? Come? E poi gli altri in famiglia cosa dicevano? Beh, io ho perso mio padre giovane, che da giovane avevo 18 anni quando è mancato, ma mia madre, che era diciamo quella destinata così a difendermi dalle imperie e problematiche della vita, era molto come di vedute larghe, ecco, e mi ha detto fai quello che ti piace. Ci aveva visto lungo. Sì. Arricchiamo la tua partecipazione con un filmato assieme a un grande vostro amico Enzo Iannacci, la canzone intelligente del poeta e il contadino del 1973. Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare, che farà ballare, che lo sciocco in blu. Ecco, se le radio oggi mandassero in onda tra un rap e un trap anche di queste canzoni, farebbero un'opera meritoria e aprirebbero al sorriso. È una delle tante canzoni che Iannacci ha scritto con voi. Lui certo. Si è fermato 2 anni, era già un personaggio di successo, sì. Si è innamorato di voi. E dove vi ha scoperti? Insomma? Ci ha scoperti in questo cabaret, il primo cabaret, Cap 64. Noi già lo conoscevamo, però non lo conoscevamo direttamente. Aveva già fatto il portare scarpe. Sì, aveva già fatto i scarpe del tennis, lui era già famoso. E niente, siamo diventati un trio praticamente. E oltretutto, diciamo, lui già famoso veniva così invitato a fare serate in giro per l'Italia, e pur di stare con noi li rifiutava, gli telefonavano e lui rispondeva: ma io non posso venire perché devo stare con Cocchi e Renato. Questi dicono: chi cavolo sono Cocchi e Renato? Noi non ci conosceva ancora nessuno. E niente, è stato con noi praticamente per 10 anni, come un altro nostro fratello maggiore. Abbiamo convissuto tutte le nostre, diciamo, peripezie, sia private che di spettacolo, di lavoro, per un sacco di anni. Non ci siamo mai mollati, siamo sempre stati insieme. Un trio meraviglioso. 1974, la televisione partorisce Canzonissima, che è la trasmissione, e con una sigla che è passata alla storia, neanche l'annuncio. Allora, com'è nata questa canzone e dove l'avete girata? Beh, diciamo che la canzone è nata una sera che eravamo a casa mia madre ci aveva fatto un piatto milanese fantastico, la cassola. E eravamo lì intorno a questo meraviglioso piatto così, che lì abbiamo cominciato a, come si dice, a cazzeggiare, a raccontarcelo, a creare noi le nostre canzoni, le nostre cose nascevano in modo informale sempre, e al erano secondo presenti un bicchiere di vino, perché la cassola è certo. Un piatto importante. Esattamente, erano presenti anche, mi ricordo, Teo Teocoli e Massimo Boldi tra i commensali, Iannacci, io e Renato. E in quell'occasione lì, mangiando questo piatto prelibato milanese, anche molto pesante da ingerire, comunque è nata questa canzone che poi abbiamo portato a Canzonissima, che era diventata la sigla finale di Canzonissima.
nel 74, che all'epoca ha avuto anche un successo discografico. Ricordo, c'era la hit parade di Lelio Luttazzi. Sì, è stato un mese in testa. Al primo posto. Sì, sì. E dove l'avete girata? L'abbiamo girata, diciamo, come si chiama, allo stadio? Olimpico. Un po' di qua, un po' di là a Roma, nei posti più assurdi anche, veramente, perché c'era anche una scena dove io praticamente tiravo una pallonata a Renato che veniva fagocitato dalla porta, quindi ci sono stati anche tanti... Lì l'avete fatta al contrario. Al contrario, sì. Abbiamo dovuto insegnare al regista perché non sapeva come farlo, ti immagini un po'. Che per l'epoca era uno di quei trucchi. Era non molto... Vabbè, succede. Diciamo. Aurelio Ponzoni, la versione di Cochi è il tuo libro? È il libro delle mie memorie che io ho scritto insieme al mio amico Paolo Crespi, diciamo, per lasciare un testimonial, un diario della mia vita alle mie figlie, perché io ho 4 figlie, e ho pensato che sarebbe stato opportuno fare in modo che le mie figlie mi conoscessero un po' di più. Da quello che forse sei stato anche un filino assente, i genitori sono sempre un po' sconosciuti in generale, e qui c'è perlomeno un po' della mia vita che magari loro non sanno, e quindi l'ho fatto soprattutto per quel motivo lì. Bene, grazie, veramente grazie, e grazie anche per quella bella partecipazione al Marchese del Grillo. Grazie. Vabbè, maestro della comicità milanese, Cochi Ponzoni, grazie. Ogni bene, grazie. Cambio di scena, si va dall'altro.